Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. L'attività del Consiglio regionale di questa settimana si è concentrata sull'analisi in aula del bilancio di previsione 2012. È stato approvato un emendamento che prevede maggiori risorse per il trasporto pubblico locale, gli operai forestali, gli assegni di studio e il socio assistenziale. Nella seduta pomeridiana del 16 maggio il Presidente dell'Assemblea regionale ha comunicato la costituzione del nuovo gruppo consiliare Progettazione, composto da 5 consiglieri. Grande successo dello stand Spazio Piemonte, realizzato in collaborazione da Consiglio e Giunta regionale, Comune e Provincia di Torino, alla 25esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Tra gli incontri ospitati, il convegno Prime tappe per un'agenda digitale regionale e Gov Open Data e ruolo dei cittadini, incentrato sulle strategie europee per lo sviluppo dell'innovazione, crescita economica e progresso culturale e sociale nel continente, attraverso il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Juan Carlos De Martin, docente del Politecnico di Torino e dell'Harvard University. Il digitale e in generale tutto quello che ruota intorno al digitale è la tecnologia dominante e chi la capirà meglio, la implementerà meglio, avrà un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri. E l'agenda digitale europea dice il digitale è trasversale, riguarda la cultura, riguarda l'alfabetizzazione, riguarda la democrazia, riguarda l'impresa e dobbiamo vederlo in maniera integrale. Le minoranze linguistiche nell'era digitale è stato invece il tema della tavola rotonda che ha messo in luce come l'avvento di internet abbia ridato nuova vita alle lingue locali. Gli studenti vincitori del concorso Un video per la Costituzione bandito dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale sono stati ricevuti a Roma dal Presidente della Camera Gianfranco Fini. Il concorso chiedeva di illustrare con un video di 60 secondi alcuni articoli fondamentali della Carta Costituzionale. Per Diventiamo cittadini europei, 40 ragazzi hanno invece partecipato a un viaggio studio all'AIA, alla scoperta delle istituzioni europee e internazionali. Quest'anno gli elaborati realizzati dagli studenti vertevano su due problematiche: l'Unione Europea e i possibili modelli di sviluppo sostenibile e i rapporti fra l'Europa e i paesi dell'area sud-mediterranea. Al Forum della Pubblica Amministrazione 2012 a Roma, presente anche lo stand Piemonte Facile del Consiglio regionale del Piemonte, con CSI, Regione, Provincia e Città di Torino e Ares. Due progetti presentati dal Consiglio regionale per rendere più semplice la vita e il lavoro dei cittadini, l'integrazione tra il sito istituzionale del Consiglio e principali social network e la gestione delle conciliazioni effettuata dal Corecom. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.